Fare vin santo, fare, diciamo, in genere fare vini dolci importanti, quindi vini dolci di livello di Vinsanto, Sauternes, Tokaj, eccetera, è una cosa molto difficile. Per fare poche bottiglie servono tante tante uve, Sì. poi devono essere appassite tantissimo, quindi c'è una resa, è uno spreco elevati, e quindi bisogna, se ne fanno sempre una piccola produzione. Il Vinsanto è un vino molto nobile, che ha bisogno di tantissimo tempo, tantissima pazienza e una grande appassimento, una grande concentrazione. Quindi si fanno poche bottiglie, ma di altissimo livello. Questa è la regola. Sono bottiglie molto costose, quindi non si può pretendere di venderne tantissime, ma quando si stappa una bottiglia di Vinsanto, si apre il cuore, si apre veramente il cuore. Basta una goccia, basta un piccolo bicchierino che cambia il mondo. Sì. Poco ma buono. E ha una missione, È una missione, è una perché missione. non lasciare che È una sparisca. missione perché è uno di quei prodotti unici che nascono solo da poche terre. E quindi, secondo me, è giusto produrlo, è giusto farlo, è giusto continuare in questa missione. Però è molto faticoso. Qui si fa il Vinsanto. Qui si fa il Vinsanto, sì. Qui si fa il Vinsanto. Che bello posto. Che bello. Sono botticelle più piccole, le più grandi arrivano a 200 litri, le più piccole anche a 30 litri, piccolette così. E come si fa il Vinsanto? Com'è la produzione? Allora, la tecnica per la produzione di Vinsanto è quella tradizionale, quindi si raccolgono le uve alla metà di settembre, uve bianche e uve rosse, e si mettono in appassimento per 4 mesi Ah, è minimo. l'appassimento. In appassimento, sì, in diversi modi, o piccole cassettine, o l'appeso, ci sono diverse tecniche a seconda delle varietà delle uve. Si lasciano appassire fino a quando non si è ridotto il peso dell'80%. Quindi da 100 kg di uva noi otterremo 20 litri di mosto dolce. Quando abbiamo raggiunto questa concentrazione, prendiamo questo mosto, lo mettiamo qua dentro, in queste piccole botticelle. Riempite fino all'80%, quindi non completamente piene, ma fino all'80%, poi si chiudono, sigillate e ce le dimentichiamo per 6-8 anni. 6-8 6-8 anni. Là dentro avviene la fermentazione, avviene la maturazione, avviene l'illimpidimento, fino a quando non decidiamo che il Vinsanto è pronto e portiamo in vetro. La cosa fondamentale per la produzione di Vinsanto è avere la madre. Cosa è la madre? La madre sono vecchie fondate di Vinsanto. Dentro ogni botticella si deposita una piccola parte di questa sostanza gelatinosa, questa sostanza formata Sono da, lieviti. esatto, antichi lieviti, antichi sedimenti, bucce decomposte che vanno a costituire lo start per la nuova annata del Vinsanto. Lo stile del Vinsanto si riproduce di anno in anno così. La vecchia madre di un Vinsanto di 50 anni fa, dallo stile e l'inizio della fermentazione, quindi lo start fermentativo, passa
per la nuova annata di Vinsanto. Sì. Queste sono la cosa più importante. Senza una madre iniziale è molto più difficile l'inizio della produzione. Io ho avuto la fortuna di ereditare da mio babbo e probabilmente anche da mio nonno delle antiche matri. E quindi ho iniziato la mia produzione di Vinsanto nel 90-92, utilizzando già questa base fondamentale per l'inizio del Vinsanto. Questa botticella si chiama Caratello. Sì. È il stesso nome del tuo Vinsanto? Del mio Vinsanto, sì. Il tuo Vinsanto il mio Vinsanto si chiama Caratello, sì. Tradizionalmente era costruita solo con legna di castagno. Adesso utilizziamo una parte di castagno e una parte anche di rovere, che conferisce una maggior eleganza, una maggior finezza al vino. Ma un tempo erano solo di castagno. Abbiamo due stili di botte perché produciamo due stili di vino. Sì. Abbiamo la parte innovativa con il tempranillo che viene maturata nelle botti piccole e abbiamo la parte tradizionale del Sangiovese che viene maturata invece nella botte grande in rovere di Slavonia. Il quello del cemento? E quello di cemento è un'esperienza nuova, un'esperienza di pochi anni fa. Queste sono botti di cemento al naturale, cioè cemento vivo anche dentro, senza la resinatura, senza la resina epossidica, quindi sono botti in cemento che consentono il passaggio dell'ossigeno e che noi utilizziamo per la maturazione dei vini. Sono botti che lavorano in parte come quelle di legno, per quanto riguarda l'interazione con l'ossigeno, che però sono neutre da un punto di vista aromatico, quindi hanno la parte di maturazione ma non la parte del boisé, la parte della cessione degli aromi da parte del legno. È un'esperienza nuova che abbiamo fatto da qualche anno e che è dedicata all'XE, quindi si parla di tempranillo che in parte viene maturato in rovere francese e in parte viene maturato in cemento naturale. Il vecchio tempranillo? Il vecchio tempranillo ha bisogno delle botti. Questo? Sì.